Parliamo di Alessio Di Chirico, da poco sotto contratto per l'UFC. Di Chirico è un gran bell'atleta e qui valuteremo alcune sue skills. Allora, cominciamo dalla sua guardia e dalla sua stance. Di Chirico utilizza una guardia molto alta, che gli permette di allargare la stance e abbassarsi molto, mentre ancora l'avversario osserva le sue mani e cerca, quest'ultimo, di prevedere le possibili scelte offensive. È chiaramente una guardia e una stance molto ampia, all'occorrenza, e che richiede un notevole sforzo fisico e mentale per mantenerla. Ecco perché Alessio spesso finisce al suolo i suoi incontri. Una guardia di questo genere è molto applicata in UFC e ha il vantaggio di togliere alcuni riferimenti spaziali al proprio avversario. Qui osserviamo il tipico avversario che utilizza ancora, o gli viene insegnata, una tipica stance da Thai box, roba da uomini della pietra. Infatti, con il low kick cerca la gamba anteriore di Alessio, come se i due parlassero lingue differenti. E poi arriva ovviamente il takedown, oppure un diretto al corpo. Grazie alla guardia utilizzata da Alessio. Assurdo che ancora oggi sia insegnata cose simili, ed è vero che gli studi statistici sono ignorati. Mentre la guardia superiore distrae l'avversario, i piedi si avvicinano, portando il baricentro anteriormente in quell'istante. Un difetto evidente di Alessio, ed è assurdo che non viene corretto, accade quando il ragazzo è sotto pressione e abbassa il braccio anteriore, spesso arretrando, lanciando un piccolo gancio e assumendo una posizione obliqua. È in quell'istante che Alessio apre un'autostrada, a suo svantaggio, per essere colpito. Basterebbe uno switch o avanzare cambiando passo, stance to stance, e il ragazzo può essere messo KO da un atleta esperto. Alessio ha detto che si ispira molto a Whiteman, ma è anche vero che non conosce né capisce a fondo quello che cerca di copiare. Da Chris, infatti, qui lo vediamo applicare una tecnica che chiameremo qui show, cioè alza le braccia, come fa Whiteman contro Machida. Solo che Whiteman lo applica con Liodo, perché Liodo è un southpaw, e lo fa per far perdere all'avversario il suo angolo cieco, i suoi riferimenti spaziali. Strategia che funzionerà benissimo. Qui invece Alessio applica gli stessi concetti però contro un orthodox, che infatti l'orthodox lo deride perché capisce il non senso di quell'azione strategica. Trovo assurdo che tutto questo non gli venga spiegato ad Alessio. Qui invece applica spesso un'entrata in high crotch, che è una delle tecniche più efficaci statisticamente parlando, come spiegato nel bellissimo Cintura Gialla. Altre volte invece Alessio si diletta in qualche bel shoulder strike come John Jones, davvero bello ed efficace. Potrei continuare a lungo, ma quello che mi preme dire è che Alessio ancora non ha scelto bene quale guardia e quale linea strategica applicare e come seguirla strategicamente al meglio. Il giorno che lo farà sarà subito catapultato tra i primi 5 della sua categoria, in UFC. Quindi parliamo di un atleta che ha molte possibilità di miglioramento. Un ultimo accenno alla sua palestra, la Hong Moon, che ha un bellissimo motto, non gladiatori ma cavalieri, che già è un piccolo passo avanti rispetto a quei tizi che si paragonano ai gladiatori, senza calcolare che i gladiatori spesso erano schiavi, cioè si declassano da soli, da uomini liberi a schiavi. Per il resto auguro tanto bene ad Alessio Di Chirico. Un saluto e continuate ad allenarvi.